Bentornati su Pokémon Giallo! Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Koga e in questo episodio siamo a Zafferanopoli per andare nella Sylph S.P.A. La Sylph S.P.A. è una società molto importante, controlla tutti i Pokémon Market di Kanto. Ora, io vorrei esplorare questo posto da cima a fondo, o meglio, da fondo a cima, ma per farlo abbiamo bisogno di un certo strumento, che si prende qui nella Sylph. Ora, se volete fare anche voi così, fatelo, vi conviene, teoricamente. Andate al quarto piano, questo è il quarto piano, sì, e a che ci serve questo strumento? Beh, se notate ci sono alcune sbarre qui. Oh no, ci vuole l'apriporta, e infatti, un certo strumento chiamato apriporta è necessario per andare avanti. Inoltre, queste tegole strane vi teletrasporteranno per i vari piani della Sylph. Quindi, attenzione, perché, dovete stare attenti, perché potreste perdervi, ok? Questo in sintesi è il messaggio che volevo darvi. Non so perché l'ho detto in maniera molto strana, ma l'ho detto e basta. Ora, l'unico piccolo problema è che tutti i membri del Team Rocket qui hanno Pokémon di livello più basso di Koga. Molto più basso di Koga. Quindi sono overlevelato. E questa è una cosa che a voi non piace, neanche a me, fidatevi, ma deve essere così. Figuratevi, volevo fare prima la Sylph di Koga, ma poi ho detto meglio un po' più di sfida contro Koga, e quindi ho lasciato i miei Pokémon al 36-37. E che ci posso fare? Comunque, la apriporta è qui. Boom, presa. Senza il minimo sforzo proprio. Ora possiamo esplorare la Sylph, ma c'è un ma. Dato che voglio... Ah, prima una cosa principale, che se non ve la dico adesso me la dimentico. Me la sono già dimenticata. Un attimo, che qual era? Ah, giusto. Se completate la Sylph S.P.A. e poi volete sfidare gli allenatori, non potete farlo. Ci sono un sacco di membri del Team Rocket qui che non ci saranno più. Se non... se non... Insomma, se finite la Sylph, gli allenatori se ne andranno. Ecco, ora... Per andare avanti bisogna andare al secondo piano, dove siamo adesso, e andare a fare un po' di cose. Comunque, non devi scocciare più, chiaro? Sto andando verso la fine non per finire subito la Sylph, ripeto, perché teoricamente questo video potrebbe durare anche questo, altre due battaglie e basta. Quindi avrei tecnicamente già finito il video e anche la Sylph, ma non voglio appunto finirla subito. Ora, brutto colpo, perfetto. Radicate esausto, Prometheus sale al 38? No, peccato. Ah giusto, devo anche farvi vedere volo. Ci sono un sacco di cose da far vedere in questo episodio, quindi col cavolo che finisce subito. Volo! Botto in testa, fallisce. Volo! Di tipo volante, ripeto, quindi molto buona come cosa. Fortuna che ho ancora il Pokeflauto, bene. Pokeflauto, eccoti qui. Suonati! Un attimo, in che senso suonati? Ti suonerò, ecco. Ancora... È normale, non preoccupatevi, è davvero normalissima come cosa. Allora, dicevo, sto andando verso la fine della Sylph, non tanto per finirla subito, appunto, ma per togliermi un sassolino dalla scarpa, letteralmente. Perché non mi va di farlo più in là, voglio farlo adesso. Ok, distrutto Hypno, brutto colpo addirittura, con Bacere che fa poco danno, ma lasciamo perdere. Stai per usare un altro Raticate, non mi interessa come cosa, ti distruggerò lo stesso. Lacerazione. E ciao Raticate, brutto colpo addirittura, vabbè, no, addirittura no, lacerazione fa sempre brutto colpo, quindi. Tonks ha battuto Rocket. Mi arrendo. Ora, qui, evviva! La priporta ha funzionato. E possiamo già finire la Sylph, andando in questo portale. Ora, vedete chi ci sta qua sotto? Ecco, lo vedete quello lì? Ah, quanto lo odierò. Allora, non è Ricky, è Koopa. Voglio mettere Koopa per primo perché questa battaglia è semplice, ma non troppo, quindi attenzione. Cosa ti ha trattenuto, Tonks? Sapevo che ti avrei incontrato aspettando di qui. Suppongo che il Team Rocket ti abbia trattenuto, non che mi importi. Ti ho visto a Zafferanopoli e volevo vedere se stavi meglio. Gary vuole lottare. E infatti comincerà mandando un Sandslash al 38. Gary è abbastanza forte. Anzi, parecchio.
Sarei molto attenti. Ok, distruggiamo questo Sandslash, dato che abbiamo un Pokémon di tipo acqua e sapevo che avrebbe mandato Sandslash, quindi non ho problemi. Attenzione che se giocate a Rosso Fuoco e Verde Foglia dovrebbe mandare in campo un Pidgeotto o un Pidgeot, adesso non ricordo chi. Stai per usare Ninetales. Bene. Lascio Koopa perché dovrei cambiare. Surf ancora. Allora, una cosa molto importante. Vi ho già spiegato che se fate determinate cose nel gioco, Gary avrà dei Pokémon diversi. Ora vi spiego. Se lo sconfiggete... Cioè, ve l'ho già spiegato, però tanto per dirvelo. Se avete sconfitto Gary al... come si chiama? Al laboratorio Pokémon la prima volta e l'avete anche sconfitto al percorso 22, Gary avrà un Jolteon, appunto. Quindi avrà un Ninetales, un Cloyster, dovrebbe avere, e appunto, e un Jolteon. Poi mandiamo Azalea, perché no? Se invece lo sconfiggete al laboratorio ma ignorate o perdete la lotta al percorso 22, avrà, se non erro, un Vaporeon. O un Flareon, credo. Non lo so, adesso non ricordo quale Pokémon. So solamente che determinate azioni cambiano la squadra di Gary, ok? Nel mio caso, ho visto che ha Cloyster, ho visto che ha Ninetales, vuol dire che ha Jolteon, fine. Quindi se vi manda in campo non Ninetales, ma non lo so, un Magneton e Cloyster, vuol dire che ha... Flareon. Se vi manda invece Magneton e Ninetales vuol dire che ha Vaporeon, appunto. Ora, contro Kadabra mandiamo Sparky, perché no? Perché voglio utilizzare Ricky per il Jolteon. Dannazione questo Jolteon, è potente, molto potente, state molto attenti. Fulmine! Inoltre è velocissimo. Oh, brutto colpo, perfetto. Inibitore, cosa? Ah, perfetto. Fulmine! Forse non lo mandiamo giù però, eh? Spero di sì, però. Oh, perfetto. Sparky ha sconfitto Kadabra. E adesso Jolteon. Questo coso è difficile da battere, ok? Molto difficile. È veloce. Ha un alto speciale. Inoltre ha Missile Spillo, che è super efficace su Azalea, quindi non usate Pokémon di tipo erba. E andiamo con Body Slam. Doppio... Ah, ha anche doppio calcio. Però fortunatamente ha mosse... cioè, è un attaccante speciale, quindi non mi preoccupo tanto del doppio calcio. Body Slam! Che lo devasta quasi completamente e lo paralizza, quindi sì, Body Slam può paralizzare. E adesso forza e lo distruggiamo completamente. E abbiamo anche sconfitto il sassolino, Gary. Haha, così saresti pronto per il tuo capo Rocket. Sì. Bene, Tonks, sto migliorando e avanzando. Controllando il mio Pokédex vedo quali sono i più forti, i Pokémon più forti, e come si trasformano. Vado alla Lega Pokémon per scalzare i Super 4. Sarò l'allenatore numero 1 al mondo. Tonks, buona fortuna. E non ti affaticare tanto. Ci si vede. Addio, Gary. E adesso, lui. Ah, ciao. Non sei un Rocket. Ci hai salvato la vita. Siamo in debito. Ti donerò questo Pokémon per averci salvato. E riceviamo Lapras. Ovviamente darò un soprannome a Lapras perché sì. Lapras sarà il mio sesto membro. E prima che possiate dire qualcosa... Non preoccupatevi, non lo chiamerò Nessie, nonostante il suo nome inizi comunque per N. Nenia. Perché Nenia? Beh, ve lo dirò tra due secondi, ok? Sì, 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 ok. Starei un attimo allenatore per Lapras. Sì, lo so, lo so, lo so. Ciao! Ok, grazie. Ora, Lapras, ve lo danno a livello 15. Quindi abbiamo un Pokémon d'acqua ghiaccio, che, ve lo dico subito, non sarà un attaccante di tipo acqua, ok? Cioè, sì, avrà una mossa di tipo acqua e anche una di tipo ghiaccio, ma non sarà il nostro main attaccante di tipo ghiaccio. Infatti sarà un tuttofare, in che senso? Ve lo spiegherò più in là, ok? Comunque, perché ho chiamato Lapras Nenia? Intanto, sì, per me è una femmina. I raggi della stella si rifrangevano su un anello che brillava al dito di Galadriel, come oro lucido placcato di luce argentata. Una pietra bianca sfavillava e pareva che la stella del Vespro si fosse posata sulla sua mano. Se non l'avete capito, non posso dirvi niente. Ora, le uniche cose che possiamo fare per questo Lapras? Beh, abbiamo poche cose da fare con Lapras. Possiamo dargli le caramelle rare per adesso, perché abbiamo solo queste. Nenia intanto impara canto. È molto indietro rispetto agli altri Pokémon, quindi non abbiamo anche condividi esperienza, quindi già, dovrò metterlo al primo posto e poi cambiare Pokémon e poi... sarà un inferno allenarlo, già lo so. Ora, per adesso, mettiamolo per primo Pokémon, non abbiamo ancora niente per Lapras, perché non
non mi va di tornare indietro e, non lo so, prendere Surf e Psichico, perché impara Psichico e anche Fulmine, quindi. Però già, adesso non mi va di andare al centro Pokémon. Magari quando tornerò al centro Pokémon vedremo cosa farne. Golbat al 25, vai Nenia! È orribile Nenia, ma è forte. Sarà forte più che altro. Vai Sparky! Quindi per un bel po' alleneremo Nenia in questo modo. Ripeto, non abbiamo il condivide esperienza, o meglio il distributore esperienza, quindi meglio di così non posso fare. Ok? Ok, e adesso avreste dovuto già notare la mia squadra da cosa è composta. Già, so bene che non è affatto la squadra più originale, ma mi andava di averla, ok? Non mi andava per niente di prendere alcuni Pokémon, perché comunque avrei preso Pikachu, Charmander, Bulbasaur e Squirtle. Il punto è che non sapevo cosa scegliere come sesto Pokémon. Volevo un Pokémon di tipo normale, quindi già. E appunto non sapevo chi prendere e ho preso Lapras per disperazione, ok? Certo, avrei potuto prendere, non lo so, al posto di Snorlax, Kangaskhan, e al posto di Lapras, Marowak o Rhydon. Aggiungerei che ho comunque dei nomi molto belli per loro, che se li utilizzerò mai in altri let's play, ho già dei nomi pronti, insomma. Eh sì, mi andava appunto di avere un Lapras, e perché no? Perché non usare Nenia adesso? Ora, cosa molto importante. Una volta... Quanto fa? Quanto è buono Lapras? Adesso controlleremo, perché ha regge di colpi, regge, e usa pistola acqua perché non ha surf, perché non abbiamo surf appresso. Comunque è un buon Pokémon. Facciamo una cosa allora. Dopo questa battaglia andrò al centro Pokémon, andrò a prendere delle MT che mi servono, che non sono... impara Fulmine sì, ma non gli insegnerò Fulmine, almeno non adesso. Perché adesso non mi vado ad insegnargli Fulmine. Insegnarle Fulmine, è una femmina. Sono già confuso, mio caro, adesso fatti colpire, per favore. Fulmine! Stavo per dire Thunderbolt, però mi è uscito la F di Fulmine, quindi avrei detto Thunderbolt. Thunderbolt, con la lingua in mezzo agli enti, in secondo. Comunque. Un po' alla il salto di un lago con il balzo di l'imbalzo. Se avete visto il mio Let's Play di Kingdom Hearts, sapete di cosa sto parlando. Ora, mi interessa mandare Nenia... Non tanto contro gli Zubat, ma contro i Raticate. Perché i Raticate danno tanta esperienza, stranamente. Quindi, già, mandiamo anche i Ricky dei Hiropon. E spero davvero che abbiate capito il riferimento di Nenia. Perché si chiama così? Perché altrimenti non so cosa dirvi. Perché. Pazienza. Forse ho pronunciato anche male Galadriel. Magari si dice in altro modo, però. Già. Ok, Nenia ancora non sarà di livello. Però Ricky sarà al 38, cosa positiva. Il punto è che, vedete, usare Lapras... Scusate. Usare Lapras in questo modo allunga il video di tantissimo. Ed è per questo che io, lo ammetto, ammetto le mie colpe, volevo velocizzare il video. Dato che questo video verrà molto, molto lungo. Forse troppo lungo. Il punto è che ci sono tanti allenatori qui, è un buon modo per allenarsi, forse uno dei pochi modi per allenarsi dopo aver finito tutti quanti gli altri allenatori. Quindi non posso farci niente, devo per forza sconfiggerli, mi spiace davvero tanto. Ora, tornerò un attimo al centro Pokémon, farò un taglio una volta uscito dalla Sylph, insegnerò qualche MT ed MN ovviamente a Lapras e ci vediamo letteralmente tra qualche secondo. E siamo tornati nella Sylph SPA. Dunque, se non sbaglio, potremo tecnicamente prendere l'ascensore una volta preso la priporta, ma non voglio prenderlo perché comunque farò la strada che voglio io, quindi già. Ora, abbiamo già sconfitto questa reclutata, inoltre, off camera, ho insegnato a Nenia alcune cose. Ho insegnato a Nenia, dov'è? Surf e Psichico. Vorrei insegnarle anche Geloraggio. Il punto è che Geloraggio lo impara da sola. Lo impara al 38, se non sbaglio. Quindi preferisco tenermi la MT per, non lo so, magari Koopa. Potrei insegnarlo a lui, dato che non impara. O a lei. Koopa non ha sesso, in effetti. È asessuato. Magnemite. Ovviamente devono avere i Pokémon di tipo elettro. Ma sono scienziati, quindi posso capirli. Ora, attenzione, perché utilizzerò Nenia. Assolutamente. È al 18, ancora. Ma è il nostro Pokémon più debole, quindi uno ha bisogno di allenamento, due ha Psichico, quindi può distruggere i Pokémon di tipo veleno, tre non è affatto male come attaccante, ha delle statistiche niente male, speciale 47 infatti.
Saper mandare un Voltorb. Adesso. Davvero devo mandare. Non mi va di mandare adesso Nenia, dannazione. Resta in under levelata per un bel po'. Comunque, già. Ora, forse Koopa no, perché comunque Koopa è a destra. Ma probabilmente avete ragione nella disposizione della grafica, che i Pokémon a destra sono femmine, i Pokémon a sinistra sono maschi. Sarebbe una buona cosa se non fosse il fatto che Koopa è asessuato. Seriamente, non so cosa dire del sesso di Koopa. Potrebbe essere maschio, potrebbe essere una femmina. Se non erro c'era una femmina nei Koopaling, aggiungerei. Si chiamava Wendy. Ma francamente non mi va di finire Koopa una femmina. Ok? Comunque Nenia e Azalea sono femmine, quindi fidatevi, questo ve lo assicuro, ok? Ok, Azalea intanto sarà al 38, perfetto. E abbiamo sconfitto Scienziato. Però sei forte. Ripeto però, ci sono tantissimi strumenti e allenatori qui, quindi se non li sfidate adesso non potrete più sfidarli. Quindi se non lo fate vi perdete un casino di esperienza. Io ve l'ho detto, poi la palestra di questa città... Ah, oh, non puoi mandare un Cubone, dannazione. Quanto faccio un Cubone con Surf? Vediamo un po'. Sì, intanto siamo più veloci, 10 livelli di differenza però. Vediamo un po'. Surf, distrugge? Oh. Scusatemi, ma a volte... Bene, a quanto pare riusciamo a sconfiggere i Pokémon avversari senza troppa difficoltà, anche con Nenia. Quindi posso allenarla senza problemi. Comunque stavo dicendo, se per usare lo Zubat, perfetto, uso psichico. Che stavo dicendo? Sì. La palestra di questa città, ok. La palestra di questa città ha dei Pokémon al 45, mi sembra. E la capopalestra ha dei Pokémon tipo verso il 50, quindi... Già. Siamo ancora indietro con tutto quanto. Ho degli eteri, ho delle super pozioni, quindi Nenia non corre nessun rischio. Inoltre, non so dove, ma c'è. C'è una stanza dove poter recuperare punti vita. In questo edificio. O meglio, punti vita, punti magia. È un centro Pokémon. Punti magia? Punti potenza. È un centro Pokémon, insomma. Però non so dove si trova. Quindi mi spiace, non me lo ricordo. Ora, abbiamo questa priporta, quindi possiamo sbloccare tutto. Ci sono un bel po' di cose. Tu chi sei, per esempio? Aiuto! No, fermati! Non stai con Team Rocket. Pensavo, scusa. Ecco, prendi. L'MT36 che contiene... Non lo so. Ok, autodistruzione, davvero potente, ma il Pokémon che la userà sarà debilitato. Fai attenzione. Ok, state molto attenti se la insegnate a un Pokémon e, per favore, insegnatela a un Pokémon di tipo normale, ok? Lo stab vi distruggerà tutti quanti i Pokémon avversari, insomma. Aiuto, sono un dipendente della Silph S.P.A. E non mi attaccare, io sono qui per salvarvi, teoricamente. È uno scienziato che manda in campo un Grimer. Ora, c'è una cosa positiva e una cosa negativa dall'aver insegnato Psichico a Nenia. Psichico è una mossa molto potente di tipo Psico. I Pokémon di tipo veleno sono però difensori. Molto. Reggono molto, insomma. Forse con Surf adesso lo sconfiggo, anche se non è super efficace, grazie al calo di speciali. Vediamo, speriamo di sì, più che altro. E sì, con un brutto colpo, ma pazienza. Nenia, sali al 20, brava mia piccolina. Cresci e distruggi. E cerca di imparare Nebbia. Mi spiace, non gli insegnerò Nebbia. Nebbia, sapete a che serve? Se non erro, toglie le modifiche di stato dal Pokémon avversario. Quindi, ad esempio, se il Pokémon avversario ha usato, non lo so, 5, non voglio cambiare, 6 doppio team, se colpite con Nebbia potete appunto togliere l'aumento di statistica, almeno credo, adesso non ricordo. Ovviamente mi avvelena, ma non importa perché, ripeto, ho i miei modi per combattere l'avvelenamento, ok? Intanto Psichico funziona, e anche tanto, perché un Weezing al 26 e sconfiggerlo così facilmente, tra virgolette, con un Pokémon al 20, aggiungerei, non è una cosa da nulla. Psichico! Ti prego, sconfiggilo, fai che quello era il danno minimo. Ti prego. Ovviamente. Ora, non posso più attaccarlo se no crepo. E quindi cambiamo Pokémon. Vai... Sparky. Dovremmo reggere anche un'altra avvelenatura. Quindi un altro turno di veleno. E adesso vediamo. Fango non può avvelenare, giusto? Però può fare brutto colpo. Alla faccia. Ah no, avvelena anche, Fango. Bene, fulmine. Adesso morirai e vediamo chi avvelena chi. Brutto colpo anche io. Nenia, Sparky. Se vuoi usare Coughing, lasciamo Sparky. Non mi va di allenare troppo Nenia, appunto.
Anche perché dopo le cure la allenerò. Adesso non mi va. Ma riesco a buttare giù un Koffing con un... Ok. Con un brutto colpo sì, ma... Chissà se normalmente l'avrei buttato giù. Weezing. Qua devo per forza mandare Enya. I Weezing sono troppo succulenti di esperienza per non mandare Enya in campo. Magari poi mando Riki. Chi manca dal 38? Scusate un attimo. Prometheus. Vai allora, Prometheus. Cosa stai aspettando? Distruggilo con lacerazione. Prometheus. Fango, che mi avvelena. Tanto ho 3 cure totali. Ce le ho apposta. Ok, ne ho 3 apposta. Quindi non ho problemi, però... Dannazione, lacerazione. Lacera. Potrei anche andare direttamente... Serve la priporta, se non sbaglio, per andare a curarmi direttamente. Sì, magari facciamo una cosa. Dato che non mi va di sprecare troppo gli strumenti che ho, vi faccio vedere... Se lo posso fare? Sì, ok, lo posso fare. Vi faccio vedere direttamente dove si va per curarsi. Qui. Ah, oh, ok, perfetto, prometti sul 38. E così posso evitare di tornare al centro Pokémon fuori. Ah, ero del Team Rocket? Lavoro sia per la Sylph che per il Team Rocket. Ok, quindi sei tu che li hai fatti entrare, quindi. Ora, cerchiamo di sopravvivere. Devo prendere però l'ascensore sperando che... Tanto, anche se ne andiamo a KO, non ho troppi problemi. Allora, il posto per curarsi è al piano numero 8, se non ricordo male. Quindi una volta arrivati all'ottavo piano, possiamo andare a curarci, spero. Ora, dov'è? Dovrebbe essere qui sotto? Se non ci sono reclute è anche meglio. È qui a sinistra. Se non ci fossero reclute sarebbe anche meglio. Sono uno dei 4 fratelli Rocket. Ecco, questa è una particolarità che volevo spiegarvi. Qui nella Sylph SPA ci sono 4 fratelli Rocket. Fanno parte del Team Rocket e... Basta. Vai, Enya, con 4 dannazione. Devo cambiare. Vai... Riki. Tanto ormai abbiamo fatto. Tutti i Pokémon sono al 38, tranne ovviamente Enya. E quindi posso mandare chi voglio. Inoltre, a quanto pare, i turni di veleno arrivano solamente se mandate il Pokémon durante il turno dell'avversario. Quindi non ho problemi. Body Slam. Che devasta il nostro pipistrellone gigante. Ricordo che Golbat non si evolve qui, eh. E intanto Enya sarà al 21. Impara qualcosa? No. Stai per usare I'm feeling drowsy. Facciamo una cosa. Lascio Riki perché drowsy, non essendo hipno... Ah, dannazione. Dovrebbe dare meno problemi, tra virgolette. E dame anche meno esperienza. Colpisci, Riki. Bravo, Riki. Ora, però... Quanto diamine ci metterò a fare la Sylph SPA? Oh, dovevo mettere Enya, dannazione. Pazienza, mi perderò un po' di esperienza. Non è più confuso, Body Slam. Allora, cosa posso fare adesso? È enorme la Sylph. Lo devo dividere in 2 episodi? Ok, facciamo una cosa. Non so come il me del futuro giostrerà la cosa. Eccoli qua, i letti. No, Enya, Enya. Ok, salvata, era un PS. Wow, non arrenderti. Infatti adesso... Ok, Enya ha pieni PS. È anche curata dal veleno. Bene. Quindi ogni volta che avrò dei problemi tornerò al piano numero 9. 8. 8, 9, quello che è. Ora, torniamo al primo piano. E vediamo se abbiamo mancato qualcosa. No, mi sa di no, non abbiamo mancato nulla al primo piano, quindi andiamo al secondo. Ora, che dirvi? Non so se dividere l'episodio in 2. Facciamo una cosa, se viene lunghissimo lo divido, altrimenti no. Lavoro per la Sylph SPA, cosa devo fare? Non lo so. Intanto perché possiamo riposarci in quei letti e non in questi letti? Comunque, vai, apri porta. Evviva! L'apri porta ha funzionato. E prendiamo anche questo. Univer pozione, questa la userò probabilmente tra poco. Qui ci sono... Qua c'è un altro teletrasporto. Io, avendo l'apri porta, posso anche non usare i teletrasporti? Abbiamo capito, siete tutti traditori nella Sylph. Tutti gli scienziati sono traditori. Lasciamo perdere. Ok, manda in campo Electrode. Oh, perfetto. Per me, almeno. Ora, Enya morirà. Quindi cambiamo subito, mandiamo Azalea. L'ho già detto questo? Mi sa che mi sono interrotto. Mi ripeterò molto, ok? Allora, se il video viene più lungo di un certo tot che stabilirò io,
lo divido a metà, perché seriamente non posso caricare video di un'ora e mezza. Vabbè, posso caricare video di un'ora e mezza, il punto è che poi sono difficili da vedere per voi. E quando da un lato mi piace che voi guardiate dei film, in pratica è quello, non posso costringervi a guardare sempre dei film, quindi già. Ora, Nenia, mia cara, ti senti in grado di sconfiggere questo Weezing? Con Psichico? Sai, potresti riuscirci, io credo in te. Psichico, dopo il fango e dopo l'avvelenamento e magari anche un brutto colpo, ma... Ok, no? Psichico, se abbassi gli speciali, è anche meglio. Ok, no? Psichico ancora, tanto ce la possiamo fare, dai Nenia. Prima o poi diventerai così potente che nessuno oserà più deriderti. Psichico! Il punto è che adesso, se non fosse brutto colpo, non posso mandarlo a KO. Ok, no. Cambiamo per forza. In Azalea. Tanto è efficace, se non sbaglio. Ah, comunque, una cosa. Se non erro, le mostre di tipo coleottero, questo lo devo dire adesso, sono efficaci, o meglio, sono super efficaci su Azalea, perché il tipo veleno non era non molto efficace in maniera difensiva contro il coleottero. In pratica il coleottero non era non molto efficace sul veleno, se non ricordo male. Comunque, Nenia, Azalea, scienziato. Mi ha sconfitto. Sì, l'ho notato. Ora, ho delle super pozioni, quindi userò quelle finché Nenia non arriverà tipo a molti più punti vita di quelli che ha adesso. E possiamo andare avanti. Ora, non dovrebbero esserci altri allenatori qui, se non ricordo male. Ci sono solamente pannelli. Il punto è che questi pannelli sono completamente inutili una volta che ottenete l'apriporta. E dato che sappiamo che l'apriporta si ottiene al quarto piano e si può andare avanti nella storia al secondo piano, qui a destra, sinistra. Beh, sì, abbiamo praticamente già fatto tutto quanto. Quindi forse viene più corto di quello che pensavo il video, sapete? Comunque, controlliamo se c'è qualcosa qui. La cosa che mi preoccupa di più è mancare degli strumenti. E una cosa, non so se lo sapete, ma in Pokémon giallo, rosso e blu c'è una mossa, in particolare è la mossa più potente del gioco, e con precisione massima. Terremoto. Terremoto in prima gen è il non plus ultra della potenza. E si prende nella Silph SPA. Si prende... Oh, mi ha paralizzato. Attaccalo, perfetto. Si prende, se non erro, al nono piano, ma adesso non la insegnerò comunque a nessuno perché non mi serve, ma prima o poi la insegnerò a qualcuno, quindi già. Penso di insegnarla a Ricky, perché Ricky dovrebbe avere l'attacco più alto di tutti quanti. Adesso controllo, perché Charizard usa la cerazione ed è per quello che lo sto usando come attaccante fisico, tra virgolette. Però una volta ottenuto lanciafiamme, userà solo lanciafiamme, lo dico subito. Marso. No, no, il paraflinch. Ah, dannazione. Non paraflinciarmi. Ok. Psichico. Potevo insegnarle fulmine? Mi sa di sì. Il punto è che non mi ricordo qual è il set di mosse finale che avevo deciso per Nenia. Sicuramente psichico, gelo raggio e surf c'erano. Il punto è che non ricordo qual è l'ultima mossa, quindi non posso fare nulla. Ok. Nenia sconfigge comunque i membri del Team Rocket senza preoccupazioni. Cubone. Ok, adesso il momento della verità. Riuscirà a reggere un fulmisguardo? Ok. Riuscirà a reggere un altro fulmisguardo? E a non essere paralizzato? Riuscirai a non distruggere? Ok. Surf. Comunque, adesso che ci penso, quanti allenatori ci mancano? Un bel po'. Un bel po'. Ok. Tanto, Daniel 22, perfetto. Impara qualcosa? No, peccato. Chi sei? Tonks, non lo sai. Allora, dovremmo avere anche... Ah, ho degli antiparalisi. Da cosa mi sono rimasti gli antiparalisi? Da... Ok, ricordo dove li ho presi. Li ho presi per Erika. Quindi, indirettamente sto aiutando Nenia. Ho aiutato Nenia prima di questo episodio. Non ha molto senso la cosa, però fidatevi, l'ho fatto. Ora, membri del Team Rocket, eccoli qui. Team Rocket si è impadronito della Silph SPA! Ho fatto perché ci sono tre punti esclamativi. Ok, comincia a farmi male la gola. Quando mi fa male la gola è un segno di brutte cose. Infatti c'è un Machop qui. Ricordo, Nenia è di tipo acqua, ghiaccio. Vuol dire che le mostre di tipo normale la distruggono. Lotta, la distruggono teoricamente parlando.
Colpo basso è una di queste mosse. Oh, non mi ha distrutto. Meglio così. Surf! Però mi fa comunque molto male. Devo stare attento su come giostrare Nenia. Anche perché la voglio usare, per carità. È un Pokémon utilissimo. Drowsy, perfetto. E già, se non avessi preso Koopa comunque avrei preso Nenia. E l'ho già detto, la userò come tutto fare. Ah, oh, perfetto. Facciamo una cosa, canto. Canta Nenia, canta. Non ci avevo mai pensato dal nickname, però per adesso posso dirlo. Canta la tua Nenia. La Nenia è un tipo di ninna nanna quasi, se non ricordo male. Comunque, bene, Nenia che canta una Nenia. Ok. Nenia. So che molti non condivideranno la mia scelta di aver preso Lapras, però, questo ve lo dico subito. Non odiatemi per questo. Avrei potuto scegliere Pokémon migliori. Avrei potuto prendere un Dratini. Il punto è molti... Anche... Ho visto... Reset. Ho visto anche alcuni commenti nelle precedenti parti che mi dicevano perché non ti prendi un Dratini, oppure penso che si prenderà un Dratini. O meglio, che Tonks prenda un Dratini per metterlo appunto nella squadra e per usarlo. Il punto... Non ho più... Oh... Beh, ho un'iperpozione, quindi posso usarla. Dicevo... Il punto è che... Il tipo drago era buono in prima gen. Era debole solo a ghiaccio, quindi... Però... Dannazione... C'è solo una mossa di tipo drago in prima gen. Ira di drago. Che come già sapete... Come dovreste sapere, ecco... È una mossa a danno fisso. Fa 40 di danno fisso al Pokémon avversario. Adesso non userò Nenia perché non voglio... combattere contro allenatori che potrebbero avere Pokémon di tipo elettro con un Pokémon di tipo acqua per poi cambiarlo, quindi... però se mi mandi un Electrode così, dannazione. Al 33. Pazienza, Nenia non ricorderà neanche di questa battaglia, perché non c'è in questa battaglia. Non importa. Body Slam. E paralisi, perfetto. Vediamo se siamo ancora più veloci, Cioè, se siamo... Electrode è un Pokémon molto veloce. Ecco, quindi dimezzato... La velocità non sapevo se fossimo più veloci noi o lui. Oh, non riesco più a parlare dopo un po', eh? Ok, adesso. Ci sono altre cose da fare qui in questo piano? Mi sa di sì. Ok, c'è uno strumento da prendere. Bene. O forse due, non lo so. Oh, tre? Qui c'è una cura totale che può servirci. Qui c'è un revitalizzante max ancora molto più utile. E qui c'è una fune di fuga. Le fune di fuga ci serviranno per fuggire. Dalla Silph. Allora, tu chi sei? Ah, fammi mettere Nenia, perché non voglio fare niente di cattivo per te. Voglio sconfiggerti con il Pokémon più debole che ho. Shh, non mi vedi che mi sto nascondendo? Ok, quindi non è un allenatore, perfetto. Perfetto. E siamo al piano... Che piano siamo? Siamo al terzo piano? Sì, mi sembra di sì. Ok, ci sono ancora... Oh mio Dio, altri 7 piani da fare, mamma mia. Ah, cercherò di resistere, dai. Ho bisogno di un sorso d'acqua, il punto è che non ho sorsi d'acqua qui. O meglio, non ho dell'acqua qui. Ho un succo di cocca, fatemelo un attimo bere. Porto un po' di rispetto a Team Rocket. Datemi giusto un secondo perché sto morendo, letteralmente. Ah. Perfetto, mi verrà ancora più sera più tardi, però... Preferisco bere e poi dissetarmi dopo che... avere la gola secca e non riuscire più a parlare. Ora, contro Hypno... Prometheus, perché no, dai... Non lo userò per niente Prometheus in questo episodio. O meglio, sì, l'ho usato, ma poco. Inibitore! Non lacerazione? Ah, oh, perfetto. Lacerazione. Che poi dovrei controllare anche. Chi ha l'attacco più alto dei nostri Pokémon? Mi sembra Ricky. Beh, sicuramente è uno showdown tra Ricky e Prometheus. Perché Nenia, no. Sparky, non pensiamoci neanche. Koopa, me. Adesso controllo. Intanto Nenia al 23, bene. E Prometheus non sale. Pazienza. Controlliamo un attimo allora, dato che posso farlo. Il video già viene lungo, quindi... Ricky... 104. Controlliamo anche Azalea tanto per... 77, lontano, proprio 50 milioni di chilometri. Neanche a controllarlo. Non voglio volare, voglio controllare. 85, si avvicina ma è più forte Ricky. E mi sa che Koopa comunque ha statistiche di attacco. Oh no. Ah, oh, ha più attacco di Charizard? Bene.
Comunque sì, Ricky è il nostro attaccante fisico e basta. Ora, qui ci sono delle cose molto interessanti. È una relazione sui Pokémon. Quattro tipi di Pokémon si trasformano solo se scambiati via cavo. Questi Pokémon sono Machoke in Machamp. No, scusami, scusatemi. Machoke? Sì, Machoke, lo dico così per farlo capire meglio. In Machamp, Hunter in Gengar, Kadabra in Alakazam e Graveler in Golem. È una relazione sui Pokémon. Confermate più di 160 tecniche di attacco Pokémon. È vero, ce ne sono tipo 173, qualcosa del genere. Ora, tu? Una relazione sui Pokémon. Porygon, il primo Pokémon virtuale, è stato creato nel laboratorio del Pokémon. Il laboratorio Pokémon, ne abbiamo sentito parlare molte volte. Si trova in un certo posto in questo mondo, che visiteremo tra un po'. Comunque, Giocoliere manda in campo Kadabra. Perché c'è un giocoliere randomico proprio qui? Comunque, ah, Nenia mia cara, stai diventando sempre più forte. Fortuna che ho solo Surf. E distrugge questo Mr. Mime? Forse no, sapete? Mr. Mime ha più difese, ha più speciali. È buono, insomma. Barrier. Inoltre mette le barriere. Ma tanto io uso mosse speciali, quindi non mi preoccupo. Vai. A meno che non mette schermo luce, sto a posto. Non usare schermo luce. Va bene, non importa, io continuerò ad usare Surf. Tanto comunque prima o poi vi sconfiggerò, miei cari. Ora, il problema di Kadabra. Ma stiamo scherzando? Oh, vabbè, adesso non puoi più cambiare Pokémon, tanto ho vinto. Allora, dicevo, ecco, il problema dei Pokémon che hanno tantissimo speciale in prima gen è del... Insomma, avendo molto speciale vuol dire che hanno anche tanta difesa speciale, tra virgolette. E quindi le mosse speciali gli fanno meno danno. Dovrei andare di mosse fisiche, che non ho. Quindi, Surf. Ok, ho usato tipo 6 Surf. Quindi speriamo che bastino almeno 2 contro Kadabra. Vai, inibitore. Ok, da quello che ho capito, inibitore fallisce se colpisce per primo. Perché non so come il gioco si comporta se viene bloccata una mossa nel turno in cui uso della mossa. È un po' strano detto così, però non so come si comporta il gioco, quindi non posso dirvelo. Oh no, che disdetta! Ma sei del Team Rocket? Sei solo dal quarto piano, ne hai di strada da fare prima di arrivare al capo. Ok, è del Team Rocket, ma non è ufficialmente del Team Rocket. Allora, qui, evviva! Apri porta! Tu chi sei? Team Rocket è in subbuglio per la prudenza. Presenza di un intruso. Sei tu! L'ho notato che sono io. Comunque, ora, qui c'era... E questo era il quarto piano, quindi qua c'è la priporta, giusto? Mi sembra di sì. Sì. Ok, bene. Quindi siamo ancora al quarto piano. Dannazione. Siamo ancora lontani, anni luce da dove devo arrivare in questo episodio. Comunque, scienziato. A questo piano si studia la tecnologia delle Pokéball. E comunque, c'è una ragione per la quale il Team Rocket è qui, ok? Soprattutto se non erro nel manga lo spiegano. Ma lo vedrete a breve. Ok, no, non posso rischiare. Ricky, the Heropon! In mio soccorso. Ricky! E Body Slam! No, comunque seriamente, siamo davvero solo al quarto piano. Mamma mia! Chi sta per usare Koffing? Forse Nenyar ci riesce, sapete? Abbiamo solamente un Surf, però. Quindi o vado a curarmi e... Facciamo una cosa. Dopo questa battaglia penso di andare a curarmi, perché non dovrebbero esserci altri allenatori in questo posto. Però lo faccio sia per riposare la mia voce, ecco, sia per curare i Pokémon. Quindi, beh, due piccioni con una fava si dice, giusto? E a me conviene. Conviene davvero tanto. Psichico! Tanto per dirlo, questo sarà l'episodio più lungo del Let's Play. Probabilmente. Quindi, già, io non so come comportarmi. Dopo questo episodio sarò distrutto. Dovrò prendere una pausa di 2 giorni. Nelle registrazioni, intendo. Quindi, già. Psychico intanto comincia a fare davvero male ai Weezing, eh? Bravissima mia bellissima Nenia. Abbiamo la stessa velocità, a quanto pare, mia veleni. Ok, perfetto, perché comunque devo andare a curarmi. Ah, Psychico! Ciao Weezing. E l'ultimo è Magnemite. Lasciamo Nenia, dai. Tanto, cosa può succederci di peggio se non la morte?
Surf, quanto fa una mossa non super efficace a un Magnemite? Però stab. Oh, comunque fa danno, eh. E dato che questi Magnemite non sembrano avere mosse di tipo elettro per qualche strana ragione. Oh no, abbiamo finito le mosse. Ouch, sconfiggilo. Ah, dannazione. Ok, adesso non possiamo fare nulla, dobbiamo per forza cambiare Pokémon. Quindi si sprecherà un altro po' di tempo. Pazienza, vai Azalea. Abbiamo finito i punti potenza. Non mi era mai capitato in questo let's play di finire i punti potenza di una mossa. Credo. Quindi, beh, c'è una prima volta per tutto, no? Ok. Sconfiggiamo questo tizio, torniamo un attimo a curarci. Al nono piano, o all'ottavo piano, non ricordo che piano è, però mi ricordo il layout del piano, quindi sto a posto. E Nenia sta andando... Stai al 25, Nenia, perfetto. E Nenia cerca di imparare Body Slam. Ok, una mossa fisica. Potrebbe servirci, dai. Togliamo Ruggito. Uno, due, e puff. Nenia scorda Ruggito e impara Body Slam. O colpo scontro è uguale. Abbiamo sconfitto lo scienziato e... Uffa, maledizione! Io vi saluto e ci vediamo tra 2 secondi.